questo. Ma intanto noi continuiamo a sostenere l'Ucraina da tutti i punti di vista politico, finanziario, economico, militare. Stiamo lavorando per la ricostruzione del paese, tant'è che la conferenza internazionale del prossimo anno si svolgerà a Roma nel mese di luglio. Abbiamo già pronto il decimo pacchetto militare che sarà inviato entro la fine dell'anno. Naturalmente prima verrà informato il Parlamento attraverso il Copasir, vedremo se sarà necessario poi approvare una norma da far poi votare dal Parlamento per continuare ad aiutare l'Ucraina anche nel 2025. L'obiettivo è quello di arrivare alla pace, anche con la nuova amministrazione americana, che sia una pace giusta. Una pace giusta cosa significa? Significa la non sconfitta dell'Ucraina e quindi l'indipendenza dell'Ucraina. Per quanto riguarda l'ingresso nella NATO, noi siamo tutti quanti favorevoli a che l'Ucraina entri nella NATO, così come siamo favorevoli a che l'Ucraina entri all'interno dell'Unione Europea.